Siamo lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissime, questa 19ª domenica del tempo ordinario, che culmina nell'episodio del Vangelo che abbiamo ascoltato, della cosiddetta tempesta sedata, propone un tema molto importante che è sintetizzato dal ritornello che abbiamo proclamato insieme del Salmo responsoriale: donaci, Signore, la tua presenza di pace. Vedremo che questo episodio del Vangelo ha due tipi di applicazione che svilupperò ovviamente in due distinte omelie. Uno personale, quindi l'immagine della barca in tempesta, e quello che fa Gesù in questo contesto è immagine della nostra vita personale. E l'altro riguarda la Chiesa. Voi sapete che anche nella letteratura la Chiesa è rappresentata simbolicamente come la barca di Pietro, e molti scritti antichi hanno interpretato questo Vangelo riferendolo alla Chiesa. Sono evidentemente entrambi livelli leciti, possibili e doverosi, e che tra l'altro meritano uno sviluppo distinto. Stasera faremo quello personale, quindi quello che coinvolge la nostra esistenza. Allora, qual è l'episodio? Poi richiama anche a quello molto importante della prima lettura, l'incontro di Elia con Dio sul Monte Oreb. Dio che non è nel vento impetuoso, Dio non è nel terremoto, Dio non è nel fuoco, la presenza di Dio sta nel mormorio di un vento leggero, guardate, immaginare. E così nel Vangelo, focalizziamo assolutamente il Vangelo, e dobbiamo innanzitutto crederci, se noi ci crediamo, che quello che abbiamo ascoltato nel Vangelo è successo veramente, perché guardate, questa non è una favola o una leggenda. Domanda: voi ci credete tutti quanti che San Pietro ha camminato sulle acque del lago di Galilea? Quindi ha camminato veramente, non per scherzo, non è un simbolo, non è un'immagine, è una realtà. Perché come sempre faceva, Gesù aveva questo stile nel suo insegnamento, prendeva le cose materiali. Perché questo episodio è successo esattamente così come l'abbiamo sentito, Gesù va sul monte a pregare, i discepoli salgono sulla barca, se uno va in Galilea ti racconta i pescatori di lì che improvvisamente il lago non solo che si increspa ma diventa terribile, cioè se uno vede il lago di Galilea che è piccolissimo, non è possibile che scoppia una tempesta qui, eppure se vai di lì non solo che scoppia, ma è tremenda, d'accordo? Questi si trovano in difficoltà. E Gesù viene camminando sul mare, ci crediamo assolutamente che Gesù stava andando lì camminando sul mare, tip tap, facendo passo passo sul mare in tempesta. Ecco, questi dicono, ma cioè, come lo pensate Gesù? Questo è fantastico, non ho visto nessuno che cammina anche sul mare. Tenete presente che i discepoli ci credevano che Gesù Cristo era il figlio di Dio, però non avevano mica ancora capito molto bene cosa significasse, no? Questo è Dio, Dio fa quello che gli pare, cammina sul mare e fa quello che vuole. Quindi lo vedete, mamma mia, è successo. Forse la tempesta ce l'ha dalla testa, stiamo a vedere le allucinazioni. E Gesù gli dice: voi qui, sono io, non abbiate paura. E Pietro dice: ah, sei tu? Allora fammi venire pure a me. E Gesù dice: vieni. Immaginate Pietro che scende dalla barca in tempesta e comincia a camminare proprio sulle acque. A un certo punto lui stesso dice: ehi, ma che succede? Quindi dubita, va a fondo. Gesù lo prende e dice: tu perché hai dubitato? Sale sulla barca e la tempesta cessa. Questo è quello che è successo. Numero uno, capite? Quando ci crediamo alla lettera a tutto questo che è successo, oppure pensiamo, diciamo, ma chi lo sa? Perché questo è il punto di partenza. Allora, in base a questo fatto reale, ci sono diverse applicazioni. La vita personale. Allora, tutti quanti noi sappiamo che nella vita terrena ci sono dei momenti, cominciamo dal primo livello, difficili. D'accordo? Felice, dice, come va? Bufera, tempesta, momento difficile, momento dove stanno difficoltà, tribolazioni, prove di vario genere, la vita ne è costellata, tutti, non so, malattie, disgrazie economiche, rovesci, licenziamenti, qualunque cosa, momento difficile. Allora, dentro questo momento difficile io affondo, cioè quindi mi lascio travolgere dal mare in tempesta, oppure
vivo questi momenti nella fede che Gesù, mio Signore, ci cammina sopra, e se io mi affido a Lui ci fa camminare sopra anche a me. In che senso? Cioè, è molto diverso come affronta le prove della vita una persona che è lontana dall'amore di Dio da una persona che è vicina. È molto diverso, per esempio, come muore, perché tutti quanti dovremmo morire, una persona che è vicina a Dio da una persona che è lontana. È molto diverso come si reagisce a una disgrazia, ma io ne ho viste anche di molto gravi nella mia esistenza, no? Anche proprio brutte. Per esempio, per una famiglia non c'è niente di più brutto che un figlio che si ammala di un brutto male o che fa una brutta fine. Cioè, è una croce grandissima per i genitori, enorme, capite? E c'è una differenza enorme tra come reagisce una persona che sta lontana e quindi si trova dinanzi a questa cosa, non se la spiega, sbraita, si ribella, è una persona che confida nel Signore. Non cambiano le situazioni, capite? Cioè, fino a quando Gesù non silenzia il tutto, quindi non pone fine alla prova, il mare sta in tempesta. Il problema è che cambia come io mi comporto e reagisco in quella situazione. Quindi se cado in preda all'angoscia, al panico, alla disperazione, oppure mi armo di santa fede, di santa pazienza e di santo abbandono in Gesù e passo oltre queste situazioni difficili. Questo è il primo livello di interpretazione, no? Quindi, nella certezza che Gesù ha cura della mia anima, cosa stava facendo Gesù mentre gli ha fatto fare questa esperienza volontaria di mandarli al mare aperto sapendo che sarebbero arrivate le tempeste? Gesù stava sul monte pregando per loro. Allora, voi sapete che c'è molta gente che pensa che Dio se ne stia lassù in cielo, tante volte come stanno detto come un sacerdote, no? E si faccia gli affari suoi, non ci pensa proprio. Io dico, coraggio, abbi fede in Dio, dice Dio, ma Dio c'ha altro a cui pensare, non sta mica a pensare a me, allora loro se fa gli affari suoi, non mi calcola proprio, guarda che disastro che c'è nella mia vita. Pensiamo questo? Perché capite, noi siamo liberi, cioè il nostro pensiero è assolutamente libero, capite? Però c'è un pensiero conforme alla fede che abbiamo ricevuto nel battesimo e che ci fa campare molto meglio, quello che abbiamo ascoltato, che è quello che ci dà l'insegnamento del Vangelo, e c'è un pensiero completamente avulso da questo che è lontano e che è erroneo, ovviamente, perché Dio non sta in cielo a dormire e a farsi gli affari suoi, capite? Dio ci vuole bene e ha cura di noi, i suoi figli, e quindi è bene affidarsi a Lui nella certezza che se è stata permessa una tempesta ci sono dei buoni motivi in cui è caduta e che sicuramente dopo la tempesta ci sarà una nuova più bella bonaccia. Questo è il primo livello. Poi c'è un secondo livello personale, che è un po' il nostro, diciamo, rapporto interiore con Dio. Allora, e qui prendiamo le parole del Salmo responsoriale: donaci, Signore, la tua presenza di pace. Allora, come faccio io a sapere nella mia vita se sto vivendo lontano o vicino a Dio e alla sua volontà? C'è una spia infallibile, che è la pace del cuore. Quando una persona è in vita, è turbata, sta sempre arrabbiata, sta sempre... state tranquilli che lì Dio non c'è, perché la presenza di Dio è proprio automaticamente collegata ad un profondo stato di quiete e di pace interiore. Però c'è anche la prima lettura. Dio non sta nel terremoto, Dio non sta, ma Dio sta nel mormorio di un vento leggero, in una presenza fortemente di pace. Questo ci aiuta anche, per esempio, nel discernere, quando uno deve fare una scelta, non sa cosa fare. E quante volte ci troviamo in questa situazione? Sapete quando non sappiamo cosa fare, che cosa bisogna fare? Ecco, bisogna mettersi preghiera davanti a Gesù Eucaristia, possibilmente, o anche a casa propria, se non c'è tempo di andare in chiesa. E pensare, dinanzi a questo problema, quali soluzioni ci stanno? Supponiamo ce ne stanno tre: una, due e tre. Padre, mi raccomando, prima soluzione, se io ci penso, come sto? Sto tranquillo? Oppure dico, non mi fa stare tranquillo. Seconda soluzione, sto tranquillo o no? Terza soluzione, sto tranquillo o no? La volontà di Dio è la cosa migliore, sta in ciò che pensandoci mi fa stare interiormente più sereno, che
è lì dove parla la nostra coscienza e il nostro cuore, che è dove risiede la voce di Dio. Questo è un secondo livello importantissimo, che è quello interiore. È chiaro che noi dobbiamo imparare a riacquisire l'interiorità, se noi non preghiamo mai. Pregare non è soltanto dire qualche preghiera, che è pure importante, sappiamo tutti quanti che la mattina e la sera la preghiera si devono dire, quando mangiamo il Signore si deve ringraziare, a messa la domenica bisogna andarci, questo lo sappiamo. Però è necessario imparare ad avere un rapporto personale con Gesù. Altrimenti la nostra vita è in balia delle onde e c'è una barca senza timone, non sappiamo governarla. Allora, quando io sto nella pace, posso stare tranquillo che quella cosa è certamente molto vicina al Signore, e quanto più la pace manca, quindi si muta in turbamento, in peggio, in angoscia, in agitazione, tanto più quella cosa non viene da Dio, viene dal diavolo. D'accordo? Ci sono due spiriti che interagiscono dentro il nostro cuore: lo spirito divino, ci sono Ignazio di Loyola, e lo spirito cattivo. Lo spirito divino è pace, lo spirito cattivo è turbamento e agitazione. Teniamolo sempre presente. Terzo livello, l'ultimo, e concludo, è quello che riguarda i nostri rapporti interpersonali. Donaci, Signore, la tua presenza di pace. Allora, i nostri rapporti interpersonali a tutti i livelli, familiari, lavoro, amici, parrocchia, parroco, dove ti pare, d'accordo? Dove c'è la presenza di Dio? Dove c'è la concordia, l'amore e la pace. Quindi sempre, ma no, ci sarebbe quella questione, ma c'è stato l'interesse, ma c'è stata l'eredità, ma c'è stato questo, ma si può salvaguardare la pace e la concordia, sì o no? Sì, questa cosa la facciamo, no, questa cosa è meglio non farla. Sempre, se noi sappiamo che dalla nostra scelta, dalla nostra azione, dalla nostra reazione viene fuori un terremoto, che facciamo? Lo facciamo lo stesso? Dice, perseguo questa cosa che apprezzo del terremoto? Se sappiamo che esce fuori un uragano, una tempesta, la facciamo lo stesso? No. Ecco, quindi, dentro questo orizzonte, allora, le prove della vita le affrontiamo con la certezza che Gesù provvede, senza agitarci. Le scelte della vita le facciamo alla luce del Signore, cercando di scegliere sempre ciò che ci fa stare interiormente sereni e tranquilli. I rapporti interpersonali si gestiscono sempre nell'ottica della pace e della concordia, tutti i livelli, anche in parrocchia, se sta una decisione da prendere, facciamo questa cosa, non facciamo questa cosa, facciamo la festa, non facciamo la festa, non so, facciamo la processione, non facciamo la processione, non è importante quello che si fa, è sempre importante che in tutto quello che si fa ci sia la concordia e la pace. Domani quando parlerò della Chiesa, voi sapete che quando la Chiesa si riunisce, concludo, no? fa un concilio, d'accordo? Come l'ultimo che è stato fatto, quello che sono stati approvati dei documenti, no? Sapete qual è il fine che si propone chi dirige il concilio, che è il Papa? È di cercare di trovare su un documento l'unanimità, cioè ci stanno 4.500 vescovi più il Papa, devono essere 4.500 persone d'accordo, più il Papa. Quindi i documenti della Chiesa vanno sempre approvati in questo modo qui, quindi ci possono essere stati 4.990 a favore e 10 contrari, quindi proprio una minoranza assolutamente singola. Perché? Perché la volontà di Dio si manifesta dove c'è la concordia piena e la pace. Se tenessimo presenti queste cose, guardate che la vita andrebbe non meglio, molto meglio, sotto tutti i punti di vista, sia personale che comunitario, familiare, professionale, lavorativo, i parenti, gli amici, oppure comunque le persone con cui condividiamo dei momenti sereni o di distensione. Vediamolo sempre presente. Donaci, Signore, la tua presenza di pace. Voi sapete che uno fa un buon cammino di fede quando focalizza poche idee chiare e distinte. Noi oggi andando a casa voltiamo questa cosa. Dove c'è la pace, c'è Dio. Dove non c'è la pace, Dio non c'è. Ci possono stare 100 miliardi di buone ragioni, di buone cose, di buone idee, ma Dio non c'è. D'accordo? Questo è proprio chiarissimo quello che oggi noi viviamo, e questo è quello che il Signore ci porta. Voi sapete che prima di fare la comunione, e per
fare la comunione, voi sapete che dobbiamo stare in pace con Dio, non è fatto nessun peccato grave, dobbiamo stare in pace con tutti, non essere litigati con nessuno, se non si può fare la comunione. Prima della comunione cosa dice il sacerdote? Signore Gesù Cristo, che ha detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. E poi ci viene chiesto simbolicamente, perché per scambiarsi insieme alla pace bisogna fare ciò che la Chiesa, dicono i documenti della Chiesa, basta farlo con il vicino, è un segno che mi ricorda che se io non sto in pace con tutti, sto lontano da Dio, e se sto lontano da Dio non mi posso alzare a fare la comunione, perché Dio non sta nel mio cuore, e se Dio non sta nel mio cuore devo farci tornare con una confessione ben fatta. Bene, vediamo Maria Santissima che stiamo venerando in questi giorni, che tra i tanti titoli che ha proprio quello di Regina della Pace, perché è la maestra di quello che abbiamo ascoltato, che ci aiuti ad abbandonarsi a suo figlio per gustare la pace profonda e ad essere costruttori di unità, di amore e di pace nella nostra vita e in tutte le relazioni che intessiamo nella vita quotidiana. Siamo lodati Gesù e Maria. Sì.